Ragazzi, sentite? Chopin. C'è una parola in polacco che è indissolubilmente legata alla sua musica. Quella parola è żal. Żal è una strana forma di nostalgia ed è suscettibile di regimi diversi, proprio come la musica che state ascoltando. Quante lezioni e quanti anni passati a spiegare con esempi letterari il suo significato. Rimpianto, ricordo di un passato, nostalgia per un luogo. E sì, di Żal Chopin ne provava tanto. Il rimpianto nelle dita di una mano, così diceva la mia professoressa. Per chi suona il pianoforte, proprio qui sta la difficoltà. Senza quel Żal, Chopin non è Chopin. Come? Chi suona? È una giovane studentessa e anche lei è alla ricerca del suo Żal. Un giorno tante cose sono accadute, tutte insieme. E quel giorno ci siamo incontrate e l'ho sentita suonare. Mi sono venuti in mente tanti ricordi, i miei tempi al conservatorio. Dio mio, com'è difficile parlare di queste cose. Sì, ho provato quel Żal. È come un vento caldo, il desiderio di tornare soffia, ora leggero, ora più forte. Lo sentite? Eterno mito del ritorno. Ed è da qui che vi vorrei parlare di Chopin. Si tratta quindi di una lezione speciale, dedicata a tutti voi che mi avete seguito in questi anni. Firmato la vostra prof.